Buongiorno a tutti. Siamo qui con Marco Testolini e siamo andati da Gianni Berengo Garlini a Pera. Siamo stati un'ora abbondantemente a chiacchierare con Gianni su questo libro che veramente eccezionale. Questo libro è abbastanza importante, anche la tua presenza, immagino. Anzi, diciamoci la verità. Ma ha fatto tutto lei. No, se non ci fosse stata lei, cioè è stata anche diversamente, probabilmente, però c'è un impatto importante. C'è una cosa importantissima che è la figura del photo editor, sì. Nel senso che i fotografi ricercano, scattano le immagini, cercano di fare il meglio che possono, però sono talmente presi dal loro lavoro, da quello che hanno vissuto, che una figura esterna che sappia comporre la sequenza di un libro, dargli un ritmo e sapere anche tagliare delle immagini dalle quali magari il fotografo non si vuole staccare è importante. E quindi questo lavoro negli ultimi 3 anni è stato... 3 anni? Sì, 9 anni e mezzo di scatti per fare questo libro sui veneziani dentro le loro case e 3 anni per comporlo, scomporlo, ricomporlo. Cominciamo da titolo, cioè chi ha deciso questo titolo? Ma il titolo lo avevo io in mente da molto tempo, perché sì. Cosa significa? Uno, nessuno è 50.000 si rifà ovviamente a quella... a quello scritto di Pirandello che si intitolava Uno, Nessuno, a quel romanzo di Pirandello, Uno, Nessuno e 100.000, in cui questa persona, molto sicura di sé, ad un certo punto, per un commento di sua moglie, si rende conto di come gli altri lo vedano in una maniera diversa, c'è un modo in cui lui si vede, 100.000 modi in cui lo vedono gli altri, alla fine non si sente più nessuno. 50.000, io ho messo Uno, Nessuno e 50.000 perché quest'anno proprio i veneziani saranno scesi tragicamente sotto la soglia dei 50.000 abitanti, che è una soglia mai raggiunta così bassa, neanche dopo le epidemie di peste, cioè durante la storia di Venezia la popolazione non è mai scesa così in basso. E quindi è un libro che non è solamente su Venezia, ma è anche un libro sul destino, diciamo, della unicità delle città, soprattutto delle città d'arte, che sono uniche proprio per il fatto di aver avuto un secolo di storia e di vissuto che le ha plasmate e che ha plasmato gli abitanti e che sta appiattendosi, si sta sterilizzando e con una grandissima perdita dal punto di vista culturale. E fotografare il rischio di un giorno questo, cioè no, finisca sotto l'acqua. Sì, quello in realtà è il rischio minore. Ah, rischio minore, ok. Sì, sì, no, è il rischio minore perché quello è una cosa meccanica per la quale eventualmente ci possono lavorare, certo. E togliere l'acqua. In realtà l'oblio, il dimenticare chi si è come se pian pianino scendesse un sipario, cioè è una cosa che avviene quasi senza accorgersi. Pensa che ci sono veneziani della mia generazione, io ho 53 anni, che fino a 10 anni fa dicevano, si riempivano la bocca dicendo ma noi siamo una città unica al mondo, cosa peraltro verissima, e che adesso di fronte allo spopolamento, di fronte all'invasione di turisti, dicono, ma in fondo noi siamo come tutte le altre città d'arte, senza rendersi conto di questo passaggio all'interno della loro testa che è avvenuto, in cui giustamente dicevano, perché Venezia è una città unica al mondo, come altre città lo sono, e non lo è più, o sta rischiando fortemente di non esserlo più, e nello spazio di un tempo che è estremamente breve, perché la storia di Venezia è durata più di 11 secoli, in 10 anni sembra dato per acquisito che si sia come qualsiasi altra città d'arte. Non è vero e non lo deve essere. E questo libro qui, ritraendo le persone all'interno delle loro case, ritrae proprio ciò che è la cosa più intima. Le persone si circondano molto spesso a Venezia di ciò che di bello hanno visto negli anni, vivendo
mettono in casa ciò che di bello hanno visto fuori e insieme lasciano fuori ciò che di brutto del mondo non vogliono vedere. Guarda, se posso ti faccio vedere un'immagine che la spiega. Questo tu hai detto che oltre 9 anni fa hai cominciato questo progetto. 9 anni fa, che cosa ti ha spinto di iniziare questo un progetto che immaginavi già e che non finiva in 2 anni, né 3 anni, né 5 anni? Allora, mi ha iniziato per caso, perché io avevo già fotografato in alcuni interni veneziani, ma non erano case, erano dei laboratori molto antichi dove facevano la costruzione delle gondole. Era uscito un libro nel 2009. E poi un giorno mi sono trovato a fotografare a casa di un signore che pensavo fosse il suo studio, era un pittore, De Luigi. E in realtà mi sono accorto che non era solamente il suo studio, ma era anche il luogo dove lui abitava. Era questo qui, vedi, 2000, certo. Questa qui, vedi, scattata nel 2013, quindi 9 anni fa. Ma aveva questo mix, diciamo, di casa, studio, e quindi si vedeva che proprio la casa era impregnata della sua vita. Era una casa molto, molto particolare, e mi sono chiesto, ma che altro c'è nelle altre case? E quindi è stato un gioco. Cioè, è stata una caccia al tesoro. Se non c'è la dimensione gioco, il fotografo non va avanti 9 anni e mezzo, cioè, oppure, a meno che non lo paghino tantissimo, ma nessuno ti paga abbastanza per lavorare 9 anni e mezzo per fare questo libro, oppure ti deve piacere tantissimo, e a me è piaciuto tantissimo. Entrare nelle vite degli altri. Certo. E viverlo, un pezzettino. Ti faccio vedere per spiegare quello che è la grandezza di Mark, in realtà, cioè, come anche fotografo, perché tu non solo entri in casa, entri nel loro cuore e tu vivi, condividi, giusto? Cioè, sì. Entra nella storia, nella loro storia. Sì, sì. Per quella mezz'ora, per quell'ora, la loro casa diventa anche un po' casa mia. Certo. E poi con tanti poi sono anche, li ho rivisti, siamo anche diventati amici, e quindi altri che non ho rivisto, però comunque io gli stampo la foto, gliela porto, e è una cosa che poi a loro rimane. Però per esempio guarda questa immagine qua, spero che si veda, è una cucina, e questa ragazza mi aveva detto quello che vi ho detto prima, spesso i veneziani portano dentro casa ciò che di bello vedono fuori, che nel corso degli anni, e infatti lei si era comprata questi 2 candelabri da un antiquario, che poi sono dei candelabri che si possono vedere nelle chiese di cui Venezia è zeppa, ma non si era mai accorta che la sua cucina aveva la forma di un altare, e quindi la didascalia che ha pensato mio figlio, che ha fatto le didascalie tra i suoi 10 e i suoi 13 anni, è proprio la cucina con l'altare. Cioè qui dentro, cioè zampino, no? di Caterina, ma zampino di tuo figlio, sì. Che è fortissimo. E sì, anche, sì. Cioè, e questo è molto bello, no? Cioè, perché non è, è vero, cioè Mark, tu hai fotografato, come anche Berengo ha detto, no, quando ho detto sì, è merito suo, no, merito di Mark. Sì, in effetti lui ha sottolineato quanto tu hai atteso, no, che è vero, questo indubbiamente, però è bellissimo. Mio figlio ha iniziato, che aveva 10 anni, a vedere queste foto scorrere sul monitor, ed erano già 7 anni che fotografavo. E ha cominciato a fare dei commenti, a dire delle cose, e come solo un bambino abituato a leggere le immagini può fare, lui vedeva sempre la seconda cosa, cioè andava oltre. Cioè, noi tutti quelli che vedono queste immagini saranno attratti da una cosa. Se si leggono le sue didascalie, c'è una storia. Cioè, questa, quell'altra. Tipo questa, questi due. Sì.
che hanno in mano dei fucili, lui li ha visti come delle chitarre e l'ha chiamata i suonatori di fucili. E questa immagine è stata molto difficile da inserire, perché è un'immagine fortissima, ed è stata molto difficile da inserire nella sequenza. Sì, pensare a cosa viene prima, cosa viene dopo, su un'immagine così forte. Anche perché c'è l'aspetto educativo anche di un libro, quindi bisogna pensare a un pubblico eterogeneo, insomma, hai sempre una responsabilità. Sì. Ma ci sono... E tu hai comunque consentito che venga messa questa fotografia. Diciamo che avrei voluto inserirne altre, c'è stato sempre un compromesso. Avete discusso quindi? Sempre. Però vedi, quella su questi, loro hanno in mano i fucili, sì. Quella successiva c'è lui con la pistola, sì. Ok, quindi un'immagine da sola con così forte non sarebbe... a metà del libro non avrebbe interrotto qualcosa, ok? E invece se poi c'è una sequenza in cui c'è sempre una pistola, però in cui introduci delle altre figure, infatti questa, il mio figlio l'ha chiamata le donne imprigionate, perché sono imprigionate da lui. Poi anche le didascalie comunque dovevano continuare un equilibrio, un climax ascendente. E la terza è di nuovo un'immagine molto forte in cui c'è questo signore che sembra stia urlando, capisci? Quindi adesso se tu vedi le tre immagini... Ma in realtà stava urlando o stava sbagliando? Il bello della fotografia è che ferma quell'attimo e che lascia una porta aperta all'interpretazione. Io dico seconda. Va bene. Mark, basta, ancora questa fotografia. Però vedi, scena molto forte, sì. Scena fortissima, dice la, giustamente la foto editor, stop, vedi, finisce e poi c'è una pausa. Deve esserci una pausa, questo... perché le sue foto sono sempre cariche di simboli e di stratificazioni, di racconti all'interno di un racconto. Ogni sua immagine è una libera associazione di idee, cioè può stare in piedi da solo, e quindi c'è bisogno di una pausa dopo un tot di foto. Certamente, allora, come il canto o cioè qualsiasi cosa, fraseggio è molto importante. La pausa non è una pausa, pausa fa parte della musica, cioè come anche sinfonia, come anche opera, no? C'è atto primo, atto secondo, c'è quella pausa. Pausa che in realtà non è vuota. Ho letto una... Sì, Carteggi di Arrigo Boito e Giuseppe Verdi, e che discutono di pause. Certo. Sì, cioè, guarda che... ma veramente... Se pensi, discutiamo di pause. Certo, discutiamo di pause, cioè come se fosse elemento importante, quanto importante come le note, come anche le parole. E nel libro tu puoi avere appunto le pause che sono queste, in cui lei ha deciso appunto la fine di una sequenza e l'inizio di un'altra. Nella fotografia invece è importante le ombre. Certo. Le ombre sono quelle che ti permettono di vedere la luce. Certo. Cioè, e ogni diciamo libro, cioè un fotografo, foto editor ci pensano veramente tantissimo. No, questo ci sappiamo benissimo. Qualsiasi libro c'è dietro un lunghissimo lavoro, preparazione, eccetera. Ma questo è quasi una follia. Questo libro è cioè fa parte di folle. Un'ossessione. Sì, ossessione. Cioè, Mark, tu sei allegro, tu sei no? Cioè, così tanto apparentemente. Sì. Apparentemente. Però questa è una dimostrazione della tua profondità, e tua serietà, tua onestà,
cioè questo è, fa parte di grande, grande artista, cioè perché cioè quando uno si mette cioè nudo, mm-hmm. cioè proprio si mette se stesso, no? Certo. Cioè con tale cioè più che sincerità, mm. e si fa vedere tutto, cioè che questo è perché tu sei non che preparato, ma di più. Sai, l'importanza è pronto. Pronto, perché l'importanza è anche quella di capire perché uno ricerca questo, sì. Ed è tutto dentro la mia storia. Infatti, alla fine del libro ho voluto mettere una pagina in cui spiego, l'unico testo che io ho scritto, in cui spiego per quale motivo ho voluto fare questo libro. Certo. Ed è dovuto alla mia storia. Quindi che lo leggano, però posso dire due parole, chi vuole lo può leggere, però diciamo che voglio dire due parole, è dovuto al fatto che io comunque sono nato in Libia da genitori profughi e quindi ho cambiato casa 29 volte e quindi per me entrare per mezz'ora, un'ora dentro la casa di qualcuno, in un palazzo o in una casa anche normale, ma che magari esiste da 500 anni, vedere delle persone che hanno delle radici profondissime o delle altre persone che non le hanno affatto come me e che continuano a fare i nomadi di casa in casa, comunque mi faceva essere parte di qualcosa. Però è importante per il fotografo sapere perché. È stata scelta questa foto iniziale che si intitola Il labirinto di case e lui ti fa entrare il fruitore attraverso questo spazio dove c'è un vetro, dove ci sono delle sbarre. Vetro rotto, sbarre. È lui. La sua vita. Allora, confesso una cosa. Io di solito quando ricevo il libro, cioè almeno una settimana, leggo 3 volte, 4 volte, continuo a leggere. Questo non l'ho fatto. Okay. L'ho fatto perché volevo incontrare te prima. Ok. Sì. In effetti sapevo la storia, ho intravisto qualcosa, mm-hmm. e quindi ero contentissimo di fare un dono a Verengo. Certo. Sì. E Verengo l'ha visto e io no. Io aspettavo, cioè, veramente vederti. Cioè, okay. Io avrei aspettato anche fino a anche quando avresti fatto anche presentazione, sì, volevo, cioè perché ho visto, io perché, mamma mia, questo chiudo. Sì, è un libro che va visto con calma, sì. Che va, si potrebbe guardare un'immagine al giorno, ti dico, volendo, perché ognuno può, io ho scattato, ma ognuno può trovarci anche qualcosa di proprio. Se vai a indagare sulle immagini, ci sono alcune persone che hanno visto delle foto e hanno ritrovato qualcosa che gli ricordava casa propria. E ci sono persone, pensa, di cui ho fotografato la casa, ed è in questo libro, ma magari loro non ci sono e non hanno riconosciuto la propria casa. Davvero? Davvero? Ci sono persone che hanno, perché io l'ho vista e non una persona soltanto, ci sono più persone che mi hanno detto: ma questo dov'è? Ha detto: è casa tua. Non l'avevo mai vista in questa maniera. E non è che io vado a fotografare un particolare che dici ok, cioè, però una cosa del genere senza le persone. E magari questa è una stanza un po' scura, eccetera, ma resa così con le candele, con i quadri dietro, l'atmosfera era probabilmente diversa, la persona non se l'ha riconosciuta. Ma anche perché certe persone modificano, così. Continuano a modificare e a stratificare le case stesse. Anche questa. Questa la persona non l'ha riconosciuta, anche perché questa foto è stata scattata nel 2019, nel frattempo questo manichino era stato spostato, quindi quando io poi ho mostrato la foto ho detto: ma questa che casa è? E faccio: casa tua? Ah, ma come? Il manichino non era più lì e non la riconosceva più. Da
Io non ho fatto 29 traslochi, però fin da piccolo ho un bel po' di traslochi, no? Cioè l'ho fatto e mi manca le fotografie di dove ho abitato. Che se pensi al luogo in cui hai passato più tempo? Esatto. Ed è chi ama la mancanza di radici che si rende conto di questa mancanza. Cioè, io anche dico, accidenti, la mia camera di quando avevo 10 anni, il soggiorno, io ho passato anni dentro, ma proprio perché è il luogo dove stiamo di più, e non c'è nulla, non c'è niente. Non siamo abituati a pensare questo luogo, che poi è un luogo che si trasforma. Certo. Durante il lockdown, una delle cose che ho imparato è fotografare e abitazione, fotografare tutto ciò che mi circonda, cioè piccole cose, no? Cioè, perché, cioè, dato scontato, ma tutto, no? E no, cioè, poi magari facciamo un altro trasloco, esatto. Quello è rimasto, forse rimane, ma ti viene sempre il dubbio, no, come era? Certo. Non ti ricordi. Ma poi le case non sono, le chiamiamo degli immobili, ma le case non sono immobili, le case sono in movimento. È vero, le case si muovono, è come se avessero una vita propria. Bene, allora, questo, cioè finiamo... Beh, cioè, la casa giapponese è una casa che si muove, perché le porte che si muovono, esattamente, le antiche case giapponesi. Sì. E poi, cioè, no, cioè case, cioè il concetto di casa, cioè ad esempio, cioè casa dove abita mio papà, è, cioè, fatta in due modi, no? Cioè una parte dove quando viene ospitato, cioè noi ci stiamo, c'è un soggiorno abbastanza grande, un altro soggiornino piccolissimo, un'altra camera piccola, poi c'è un altro soggiorno abbastanza grande e c'è il bagno. Però questo soggiorno, camera, eccetera, lo puoi allargare, sì, o restringere. Diventa una sola. Esatto. Quando facciamo una bella festa, grande festa, cioè diventa unica stanza grande, no? Sì, così, sì, via. Cioè, però, sì, quest'estate ho fotografato un pochettino. Pochettino quella casa, perché ormai mio papà ha 90 anni, no? Cioè quante volte tornerò in quella casa io non ho idea. Sì, forse anche potrebbe anche finire domani, dopodomani, viene anche, no? Cioè, no, cioè proprio, certo, certo. Sì, e quindi, sì, sì, dove comunque ho vissuto all'età di 14 anni. E poi non tantissimo, fino a 18 anni, solo 4-5 anni quella casa, poi sono andato all'università e quindi, sì, cioè, sono andato via da quel paese, certo, da casa, sì, cioè, sì, non sono, sì, più, sono rientrato. Sono gli anni dell'adolescenza che hai vissuto, sì, là, quindi l'età dello sviluppo, sì, importante. Pure quei pochi anni, mamma quanti ricordi che, sì, ci, sì, sono, mamma mia, sì, sì, sì. Comunque hai fatto, allora, torniamo su questo libro, così finiamo questo discorso. Allora, questo è, non è in vendita, nel senso, cioè, non so, cioè, come farai adesso? Perché io so che è già esaurita. No, non è esaurito, però diciamo che faccio un po' fatica a star dietro a tutti quelli che me lo stanno chiedendo. Cosa vuol dire? Cioè, hai stampato solo 100? No, ho stampato solo 100, però diciamo che c'è stata un'accelerazione nella produzione di questo libro. Volevo farlo assolutamente entro l'anno. Meno male che, cioè, no, mio amico mi ha scritto, ma guarda, sì, che sì, Mark ci ha fatto il libro, no? Sì, ma ti, cioè, spiego com'è andato. Cioè, può chiedere, no? Prova a chiedere. E tu mi dici, sì, cioè, sono l'ultime copie. Sì. Sì, no, ma io avevo fatto un'edizione cioè, speciale. Non è possibile, amicizia, dove è andata a finire? Ah, ma te lo spiego non subito. Me l'hai detto neanche. Ti spiego subito dove è andata a finire. È successo che io volevo farlo entro l'anno, ed è l'anno questo? Sì, no, 2022. Sì, perché quest'anno avevo questo bellissimo titolo in mente, Uno nessuno e 50.000, volevo concludere comunque il lavoro, certo, e quest'anno i veneziani sono scesi sotto i 50.000, certo, proprio nel mentre stavo uscendo il libro. Certo. Allora ho avuto l'idea di fare un'edizione speciale, che è questo libro, però la versione che hai tu col cofanetto e con l'edizione numerata,
ok? Adesso infatti, io ho anche una fotografia. Esatto. E c'è il tuo nome, vedi? Ah! Non l'avevi mai visto? No. Ma c'è il tuo nome? Mio nome? Certo. Perché questa è la lista delle persone che hanno fatto il preacquisto, ok? Vabbè. Però considera che io volevo scrivere a tante persone, solo che dopo avevo 125 copie. Grazie. E dopo di edizione speciale, vendute a un prezzo molto alto, e sono andate esaurite in 4 ore. 4. Per questo poi ti ha chiamato l'amico e ne sono rimaste 2. Perché io in 4 ore non ho fatto in tempo a scrivere a tutti quelli che volevo, perché c'è chi ne ha comprate 2, chi 5, chi 10, chi ne ha comprate 20. E io ne avevo 125. Però c'è l'edizione questa, che è la stessa senza cofanetto, che se uno mi scrive via mail, finché ne ho, gliela mando. Quanto costa? Questo di prezzo di copertina sono 70 euro. Ah. Oppure lo può acquistare direttamente dall'editore Biblos. Ne ha meno di me, però se guardate sul sito biblos.it della casa editrice, lo possono comprare direttamente anche dalla casa editrice. Certo. E inerente a questo libro, cioè sicuramente farai, visto che tu sei diciamo insegnante della Leica, e queste immagini sono scattate con la Leica. Giusto. Sono scattate tutte con diverse Leica, sì. Però tutte con Leica. Certo, sì. E quindi potrebbe essere che venga fatto, cioè magari una mostra fotografica insieme con la collaborazione con la Leica, può essere di no, ma comunque... io diciamo in quanto docente di Leica Academy, essendo scattato tutto con Leica ed essendo anche, penso, per il valore diciamo delle immagini, non perché le ho scattate io, ma perché penso che le immagini siano interessanti, può essere che venga fatta appunto una presentazione, una mostra, eccetera. Devo ancora, è tutta una cosa che è successa di fretta, per cui devo ancora... Cioè, 10 ancora anni di lavoro, cioè sì, tutto in fretta. Si è concluso però... Certo, in un attimo, in un tempo, cioè per secondi 10. Però queste immagini devono essere stampate in grande, perché vederle in un formato piccolo. Sì, che è il motivo per cui abbiamo poi scelto di fare questo formato qua. Certo, grande. Ci sono troppi simboli, certo. Geometrie, stratificazione. Che diciamo dimensione diciamo stamperesti? Un metro e mezzo per un metro. Questa pensa è scattata un metro e mezzo. Sì. Pensa che questa è scattata con una Leica CL. Questa è scattata con una Leica CL. CL. Questa con una, quindi una PSC. Sì. L'ho stampata un metro e mezzo ed è perfetta. Perché Leica CL è perfetta. Si guarda che Leica CL non scherza mica. No, non scherza. Cioè io lo so, cioè la qualità un metro anche e mezzo. Delle ottiche, di solvenza delle ottiche. Esatto. Posso anche spiegare il perché, comunque ci sono anche le foto fatte con la Leica SL, Leica Q2, Q2 monocromo. Ci sono delle immagini che sono state scattate con la Q2 monochrome, senza la quale non sarebbe stato proprio possibile scattarle. Cioè ci sono delle situazioni. Io mi ricordo bellissimo, cioè chiacchierata che già abbiamo fatto con te, e che cioè appena uscita Q2 monochrome tu avevi in prova questa macchina fotografica e avevo scattato per esempio questo, cioè entusiasmo che avevi della Q2 monochrome era cioè proprio pazzesco. Sai, per quello che io faccio, per diciamo per questo genere di immagini in cui ti serve una macchina leggera che scatti in bianco e nero, che scatti ad alti ISO, per me la Q2 monochrome è la macchina migliore del mondo per questo tipo di ambiente, cose. Cioè, qui non c'è anche Gianni, no? Cos'è la prima cosa che mi ha chiesto Gianni? Ma la luce. Luce. Non su questa foto, su tutte. Questa, se io è un riflesso in uno specchio, se io avessi acceso una lampadina mi avrebbe ucciso la foto. Certo. Quindi è tutto buio di una persona che sta a Venezia al piano terra in un luogo pieno di fascino ma molto scuro. Quindi spegni tutto e questa è scattata a 3200 ISO con la Q2 monochrome. Sono tornato apposta quando avevo la Q2 monochrome in mano perché sapevo che potevo ottenere questo risultato qua. Ah, quindi hai fatto prima con un'altra macchina? Un'altra inquadratura, sempre in casa sua, ma da un'altra parte. Però
però questo Q2 monocromo, allora faccio quello che questo scatto fare. Che era scurissimo, sì. Ho detto voglio fare con la Q2 monocromo perché so che avrò una resa ancora superiore. Certo. Cioè, sì. E così è stato. Comunque sei veramente fantastico. Grazie. Marco, grazie. Grazie a te Luigi. Grazie, ti ringrazio tantissimo. Cioè veramente. Domo arigato gozaimasu. Siete stati veramente fantastici e poi ci mettiamo anche stampatore. Cioè, gli dà un grande anche lavoro di questo stampatore. Che sì. Un minuto ti do. Un minuto palla di stampatore. Lo stampatore, guarda, ti dico subito che è l'editore Biblos esiste da 150 anni, l'editore ne ha credo quasi 80 ed è riesce ancora a stampare dando il sapore del vero lavoro artigianale. Ci sono io stampo molto bene. Gianni Berengo Gardini ha detto ma cioè hai scattato con digitale o pellicola? Sì. Cioè perché era colpito anche Gianni, e Berengo ha lavorato con Biblos molti anni fa, certo. Sempre con lo stesso editore. Io però quando ho aperto il libro, io stampo, mi piace tantissimo stampare, ho fatto 10 anni in camera oscura per stampare le mie foto, ma quando ho visto questo ho detto, cioè è per sorprendere me, sulle mie immagini, ti dico, veramente ce ne voleva. Ti faccio stampare questa che è l'ultima foto del libro, stamparla così, bisogna essere veramente dei maestri, cioè questa io l'ho stampata molto bene ma sul libro è stampata ancora meglio, devo dire. Questo è dopo la tragica alluvione del 12 novembre 2019. Questa signora aveva tutti i libri in cantina, lei sta al secondo piano, ha portato tutti i libri al piano secondo e li ha stesi ad asciugare in corridoio. Quindi quando io ho aperto la porta di casa sua ho trovato questo. Ma che dolore! E mio figlio l'ha chiamato il torrente di libri. Mi viene da piangere. Io ho visto gente, ti dico, non sei il primo, io ho visto gente quando ha sfogliato questo libro si è messa a piangere. Certo. No, veramente. Bene, grazie allora. Grazie. Grazie e spero di vedervi presto qua in presentazione, al di là che ciò che farete con la Leica, ma anche con il mio videocamera, e vorrei ospitarvi qua per presentazione. È sempre un piacere incontrarti Luigi, grazie a te. Grazie.